Ultimo caffè in Sicilia. Poi torniamo sul continente, Morfeo. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Il continente è là di dietro, quelle montagne che vedete là di dietro è la Calabria. Siamo qua vicino al porto, parcheggiati vicino alla com'è che si chiama? Porca miseria! Vabbè, ecco la Marina. La Marina! Ciao Marina! La Marina militare qua di fianco. A riposarci un attimo perché c'era un traffico a Messina, mamma mia. Vabbè, lasciamo stare. Con calma siamo arrivati, abbiamo fatto il biglietto, non c'è orario, quindi vai lì, ti metti in fila, il primo che arriva parte. Adesso prendiamo il caffè con calma e poi partiamo, andiamo a prendere il traghetto. Stanno volando di nuovo anche qua, prendo un po' bellino, però ho messo pioggia tutto oggi. Cavolo, guardare di là la Calabria. Non lo vedete. È proprio brutto, 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 brutto. Ecco, circa un mese fa io ero uno di quelli lì che usciva, entrava in Sicilia. Adesso viceversa. Scusi, ma lei che targa ha? Boh. Ok, abbiamo preso il traghetto. Adesso stiamo aspettando che parta. Non ho capito se si può rimanere in macchina o no, anche perché ci mette un quarto d'ora, 20 minuti. Però boh, neanche nelle altre macchine vedo dell'altra gente. Io adesso aspetto qui, al massimo mi manderanno di sopra. Vediamo un po', tanto fuori freschino, brutto tempo, andare lassù di sopra a prendere dell'aria fredda. Non ne ho neanche voglia, neanche Morfeo lì che dorme. Quindi ci vediamo dall'altra parte. Il bello è che quando arrivi tutti ci devono infilare, tutti devono infilare, ci devono infilare. Dove dovete andare? Tanto non scappa mica l'Italia, eh. È lì sulla terraferma, cioè l'isola l'abbiamo lasciata alle spalle, questa è più fatica che si muove. Sul prossimo inverno ci rivediamo. Allora, ci siamo fermati, abbiamo passato Reggio Calabria, siamo fermi su sto lungomare che d'estate deve essere pieno zeppo, ma noi siamo fermi. Mi sono fermato qui, anche se non c'è niente, perché questo punto qui, dove sono io, la Sicilia è là dietro di me, è il punto della penisola più a sud, cioè non c'è un punto più basso di questo qui sulla penisola, parlo del
sì, che ormai l'abbiamo fatta. Morfeo è sparito. Andiamo a cercare Morfeo. Beh, dove sei andato? Dove sei andato? Dove siamo? Siamo nel punto più a sud. Siamo tutti più bassi. Come te. Come te. Quella parte là sembra più bello. Andiamo in là. Andiamo in là. Non andare nella strada, eh. A pensare che stamattina io ero più o meno in quella zona là. Presso a poco. Forse un po' più in qua, però là. Quella là è la Sicilia. E si dovrebbe vedere l'Etna anche, mi sembra. No, sono troppe nuvole, non si vede. Comunque è strana sto lungomare, perché c'ha i parcheggi a sinistra, non a destra. Buh. Vabbè. Andiamo avanti a vedere che cosa c'è. Qua è tutto desolato, non c'è nessuno, un po' tutto rotto. Più indietro c'era un campeggio con abbandonato, cioè proprio molto brutto, tutto buttato lì. Adesso andiamo a vedere quella casetta laggiù, quella chiesetta laggiù, se c'è qualcosa, una piazzetta, un barrettino aperto. Boh. Morfeo, odori nuovi? Come sempre. Cosa fai? Mangi? Cosa fai lì? D'acqua. Boh. Non riesco a capire. Vabbè, ci andiamo a metterla più avanti, tanto è giusto per. Non c'è troppa gente. Oh. Più avanti non c'è nessuno. Foghi! Là è tutto aperto, speriamo che venga fuori un po' di sole fatto per bene. Su, bello, dai, spingili, spingi! Il vento tira da là a là, quindi se io tengo il microfono di qua non si dovrebbe sentire quel rumore fastidioso del vento durante la registrazione. Allora, siamo in Calabria, sarò penso 80-100 km sotto Catanzaro. Siamo fermati qui, sto spiazzale qui, perché ieri pioveva, avevo trovato un bellissimo posto proprio sulla spiaggia, solo che la sabbia era bagnata, come ho messo le ruote sulla sabbia è iniziata a scendere, allora sono andato via subito, non volevo rimanere lì piantato. E niente, adesso oggi vediamo se stiamo qui o già ci spostiamo verso in su, anche perché sto
cazzo di gasolio continua a crescere, io non lo so, dovevano fare lo show, vabbè, ne parlerò in un video sfogo, adesso non ne ho voglia. Va bene, andiamo a vedere un po', c'è una barca mezza. Anche bene, ci sono di quelli che si vede che sono anni che non li uso. Siamo, allora, sono due giorni che sono qui in questo posto vicino al mare, tranquillissimo. Oggi finalmente è stata una bella giornata di sole tutto oggi. Adesso andiamo in un'officina qui vicino perché ho un piccolissimo problema ai freni, non so cosa sia, spero che siano le ganasce posteriori, anche se mi è successo da un giorno a quell'altro, quando sono partito dalla Sicilia, che sono venuti in qua e andando verso il traghetto mi sono accorto che frenava meno. Cioè, quando facevi la prima frenata andava bene, ma quando dovevi spingere per frenare un po' di più non frenava per niente, non frenava, faceva solo quel poco di frenata iniziale e basta. Quindi spero che siano le ganasce di dietro, perché erano, non diciamo al limite ma quasi, e adesso andiamo a vedere dal meccanico cosa ci dice. In teoria ci arrivo a casa così, il problema mio, la mia paura è che non mi lasciano i freni del tutto, perché senza freni fermare quasi 35 quintali lo sfavadighe. Andiamo. Ok, siamo stati in officina del meccanico, per fortuna sfortuna qui non poteva fare niente, perché allora, secondo lui è il polmone che non mi aiuta più, quindi devo frenare con la potenza della gamba e non hai quella frenata immediata, quindi andrò con calma e niente. Lui ha detto non te lo faccio perché se lo smonto ci vuole del tempo, quindi niente, adesso torniamo su con calma, come sempre, andiamo ancora più con calma perché non ho quella frenata immediata inchiodata, ma devo rallentare un po' prima, perché devo spingere veramente veramente forte per farlo frenare bene. Poi a frenare frena al giusto, se vai normale frena, poi mi aiuto col freno motore, quindi dai, ce la faremo. Adesso continuiamo a salire, vediamo dove ci fermiamo oggi. Thank you.
No, ma qua d'estate deve essere bellissimo.